Con un consiglio comunale aperto, nella città di Crotone, è tornata la vicenda dei lavoratori Abramo, presenti nella massima assise, per chiedere che vengano salvaguardati i posti di lavoro. Presenti il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il presidente dell'ente intermedio Sergio Ferrari, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce e alcuni primi cittadini della provincia di Crotone, dove il presidente Sergio Ferrari ha proposto la convocazione di un tavolo tecnico con team, con richiesta urgente al prefetto di Catanzaro. E rischiano in maniera seria di ritrovarsi, diciamo, senza più uno stipendio nessuno dei due componenti della famiglia. Pertanto, diciamo, dico questo per dire quanto importante sia la tutela e la difesa di questi posti di lavoro. Certo, non abbiamo strumenti concreti a disposizione per poter risolvere noi direttamente la vertenza, però abbiamo un ruolo istituzionale che ci consente di sollevare la questione sui livelli istituzionali più elevati e quindi attenzionare in maniera adeguata al governo regionale quando anche ancora ce ne fosse bisogno, perché è evidente, insomma, che il governatore Occhiuto e la sua giunta stanno lavorando, stanno interloquendo continuamente con team, con il governo nazionale, per provare a trovare una soluzione, perché è forte la consapevolezza e l'importanza di quanto sia necessario intervenire e tempestivamente, soprattutto perché la scadenza incombe, la scadenza del 30 giugno è praticamente domani, quindi è necessario assolutamente intervenire e farlo subito. Quale soluzione può offrire la politica? Ma intanto è un dovere esserci qua accanto ai lavoratori ed è importante che ci siano tutte le città interessate. Poi io credo che bisogna essere un pochino ambiziosi e anche coraggiosi e chiedere alla regione e a tutte le autorità competenti di non accontentarsi di soluzioni tampone, di non accontentarsi di lavorare per il prolungamento di qualche mese, ma di avere il coraggio per l'appunto di inventare delle soluzioni nuove, di puntare a utilizzare queste grandi competenze in settori magari finora inesplorati. Questo sarà il senso del mio intervento che farò in questo Consiglio Comunale Aperto, ringraziando ovviamente la città di Crotone per aver preso questa iniziativa. C'è l'impegno da parte delle istituzioni per salvaguardare questi posti di lavoro, ma la politica cosa può fare? Ma la politica può parlare col governo, perché TIM è una società a partecipazione statale, per cui ci vuole l'impegno di tutti. Ed è quello che stiamo cercando di mettere in campo. Ecco, salvaguardare e proteggere tutti questi posti di lavoro, perché rappresentano una priorità non solo per la città di Crotone, ma anche per tutto il territorio. C'è una data che oggi incombe sui lavoratori Abramo, agosto. Lei cosa ci dice? Ma guardi, io mi auguro che si risolva veramente, almeno dando continuità all'attività lavorativa. Poi altre soluzioni vedremo e sicuramente necessiteranno di più tempo. La politica, insomma, cosa può fare? Intanto essere a fianco di questi lavoratori. Poi se c'è la necessità di trasferire nei tavoli diversi da quello che può essere il Consiglio Aperto di noi sindaci, li trasferiamo, perché ripeto, un posto di lavoro non può essere perso, soprattutto perché si tratta di giovani che sono già impegnati per lunghi anni con questa società e che non possono essere lasciati di punto in bianco sulla strada, insomma.